case, spesso ladri. Il patto funziona anche in questo, cari ragazzi. Il patto però, e chiudo, è impegnativo, perché chiede qualche cosa, no, a tutti i soggetti del patto. Può vivere il patto di unilateralità? Il patto per forza ne vuole almeno due. Ognuno fa la sua parte e il patto funziona. C'è qualcuno che non fa la sua parte e il patto va a gambe all'aria. La Costituzione va a gambe all'aria, infatti. Lo Stato va a gambe all'aria, infatti. Allora capite, quando finalmente nel 2016, dal 1990, in cui la dose di trasparenza che era stata infilata dentro l'amministrazione a viva forza e a forza di morti consisteva in poca roba, che già ci sembrava meravigliosa, nel fatto che io, se avevo interesse, un interesse da tutelare, potevo andare all'amministrazione e dirgli: me la fai vedere quella carta che mi serve per difendere un mio interesse? Non è che io avevo un diritto a vedere le carte dell'amministrazione, no, avevo un diritto a vedere quelle carte dell'amministrazione che mi potevano essere utili per la tutela di un mio interesse individuale. Poca roba. E il resto? E il resto non mi era conoscibile. Anzi, purtroppo, la legge 241, all'articolo 22, diceva: il diritto di accesso di cui a questa legge non può servire ad esercitare un controllo generalizzato sull'attività e sull'azione amministrativa. Noi lo chiamavamo quello accesso personalizzato, quindi accesso fortemente limitato, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Nel 2016, udite, 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 c'è un passaggio del 2013 che vi risparmio. Nel 2016, perché la svolta ordinamentale proprio che ci fa girare per fortuna la testa dal lato giusto, l'abbiamo nel 2016, quando attraverso il cosiddetto nuovo codice della trasparenza, che è il decreto legislativo, è l'unica norma che vi cito, oltre alla 241, 97 del 2016, c'è una norma che il cittadino, chiunque, qualunque cittadino, ha diritto di accedere, quindi vedere e prendere. Accedere significa vedere e prendere. Lo fai con la carta, lo fai telematicamente, ma è vedere e prendere, per poter usare. Ha diritto ad accedere a tutti gli atti, i dati e i documenti in possesso dell'amministrazione, salvo quelli che per espressa disposizione di legge sono sottratti all'accesso per tutelare o interessi pubblici di primaria importanza, segreto di Stato, sicurezza dei confini, libertà delle indagini, tutela della riservatezza delle persone, eccetera. Altrimenti tu vai, chiedi e l'amministrazione deve dare. E attorno a questo si costruisce un diritto di nuova generazione, diritto della persona, diritto individuale della persona, un diritto che nasce da quei diritti fondamentali di cui vi ho parlato della Costituzione, ne deriva, e si chiama diritto di accesso civico. Io in quanto cittadino ho diritto di sapere, conoscere e controllare. E la norma dice chiaramente, dice: perché voglio questo accesso generalizzato? Per consentire ai cittadini di esercitare un potere, dovere di controllo generalizzato sull'esercizio del potere pubblico e sull'esercizio dell'attività. Noi siamo titolati di un nuovo diritto della persona. Se l'amministrazione lo nega, andiamo davanti al TAR e con un processo gratuito e rapido chiediamo conto all'amministrazione del perché non ci ha dato quella carta.
Quindi è un diritto assistito da una tutela anche giurisdizionale fortissima. Questo è il cambiamento. Siamo qua perché la legge fa un ultimo passaggio e dice, riconoscendo un dato di realtà, il dato di realtà che la legge, tragico dato di realtà, che la legge riconosce, è quello che ci è stato consegnato 3 giorni fa dall'ultima statistica internazionale fatta dall'istituto che a livello mondiale si occupa di fenomeni corruttivi e che ci ha detto che noi siamo i terzultimi in Europa tra i paesi afflitti dal dramma della corruzione, che significa impoverimento, no? Ci rubano i soldi davanti agli occhi, come i cretini. Terzultimi, dopo di noi c'è solo la Grecia e o l'Ungheria o la Bulgaria, non mi ricordo. E guardate che se noi siamo terzultimi, lo dobbiamo a tutti questi anni di ritardo, no? A tutti questi anni di segreto, a tutti questi anni di opacità, a tutti questi anni di cittadini lasciati dietro la porta, sfiduciati, messi là a dire facciamoci le nostre cose perché tanto quella cosa non ce la fanno vedere, non ci appartiene, non è cosa nostra. Quindi il legislatore, consapevole del fatto che il verme della corruzione, perché è verme di quelli che portano alla morte, è cresciuto dentro il territorio del segreto, nella legge fa l'ultimo passo e dice la trasparenza e quindi l'obbligo per le amministrazioni di lavorare sotto i riflettori e davanti a tutti, in uno spazio aperto a tutti accessibile. È il dovere e diritto dei cittadini di andare a controllare, porco di un cane, e quindi di esercitare la funzione partecipativa, la trasparenza è funzione partecipativa, è conoscenza finalizzata alla partecipazione. La pubblicità è conoscenza in quanto tale, la trasparenza e conoscenza finalizzata alla partecipazione. E quindi il legislatore semplice dice per prevenire e reprimere fenomeni di tipo corruttivo, neanche corruzione, una cosa più grande, fenomeni di tipo corruttivo, vi è una sola strada da percorrere: promuovere, realizzare trasparenza e partecipazione. Non c'è un'altra strada. Si tratta di riattivare il patto, di rimettere in moto cittadini attivi, di fare rivivere il patto costituzionale, di inserire dosi massicce, aria fresca, finestre che si aprono. Uno lavora dentro l'amministrazione e sa che tutti possono venire là, guardare, controllare, chiedere conto, cercare di capire. Ma perché il campo di calcio a Gesù Cristo? Non si fa. Ma fammi vedere le carte. Che cos'è che ti impedisce? Lo voglio vedere. Ognuno parta dalle cose che ci ha più vicine, capito? Non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Nel mio quartiere, ma perché non si sistemano le buche? No? Ma perché c'è un posto dove col motorino si va e si sbatte? Fatemi vedere cosa avete fatto, state facendo qualche cosa? Dice sì, perché là c'è il progetto. Sì, ma quando si realizza questo progetto, nel frattempo la gente muore. E credetemi
che appena voi vi mettete in movimento, questa è un'esperienza, ma io guardo un'esperienza micidiale, appena voi vi mettete in moto, aiutate tutti a rimettersi in moto. Rifuggete dalla tentazione, tanto io non ci posso fare niente. Perché questo è un modo per farsi male da soli, giusto? Ora io ho il nemico mio, nemico, amico, che insomma, lo strumento per farmi male non glielo do. E chi glielo dovete dare voi? Ecco, c'è un modo per dare ad altri uno strumento pericoloso per noi. Io non ci posso fare niente. Ma io sono un cretino, ma io sono un inabile, ma io sono uno che non può, ma non può fare niente. Io dichiaro la mia impotenza, vediamo che cosa posso fare. E lo posso, vediamo che cosa posso fare. La partecipazione è questa, vediamo che cosa posso fare. Per fare andare meglio le cose. Perché io voglio che le cose vadano meglio. Così diventate protagonisti di un risanamento di questo paese. Se c'è una speranza che l'anno prossimo, quando fanno il prossimo rapporto, da terzultimi risultiamo quartultimi, perché non è facile risalire la fine, non basta fare le leggi, eh? Noi oggi abbiamo leggi meravigliose sulla trasparenza, questo io ve lo voglio dire, per onestà di Dio. Credo che non ci sia nessun paese in Europa e nel mondo che abbia una legislazione amministrativa sulla trasparenza della qualità della nostra. Noi abbiamo organizzato anche un'autorità nazionale antimafia, che non è una cosa da ridere, no, ma non basta. Ci vuole qualcuno che in questo paese finalmente lo dica, che per cambiare il mondo, per migliorare la vita, non bastano le leggi. Quando qualcuno vi dice facciamo un'altra legge, guardatelo male, ricordatevi di me e guardatelo male. Perché non ci vogliono leggi nuove, ne abbiamo a non finire, qualcuno la dobbiamo anche levare. Ci mancano processi concreti, reali, di attuazione. Gente dentro e fuori l'amministrazione che dice ora si fa così. E mi piglio la responsabilità che si fa così. Perché il potere, o dell'amministrazione o della cittadinanza, sganciata dalla responsabilità, ragazzi, non funziona. Quindi noi ci mettiamo sulle spalle, sanamente, allegramente, felicemente, potere e responsabilità. Più sono equilibrati, meglio ci troviamo. Potere e responsabilità. Ognuno il suo. Questa è l'unica via. Ragazzi, non ne abbiamo altre. Io faccio l'avvocato, vi potrei dire, purché potenzino i tribunali che giudicano i corrotti. Ma se dentro le amministrazioni, ragazzi, perché c'è un problema di trasparenza dentro le amministrazioni, per dirla tutta, tutta, tutta. C'è un livello di assenteismo quale c'è? Vuol dire che ci sono dirigenti che non vedono e che non provvedono e colleghi che sono omertosi quanto quelli che non fanno la lotta alla mafia a casa mia. La legge sulla trasparenza prevede che se un collega vede qualcosa che non funziona in un ufficio ha il dovere di andarla a dire al suo dirigente e la legge lo tutela sotto il profilo dell'anonimato. Ma questa norma non funziona. Perché ognuno si fa gli affari suoi? Allora, ci facciamo gli affari nostri noi perché siamo cittadini e abbiamo tante cose da fare. Se fanno dentro gli affari loro perché ognuno ha i suoi pensieri, non funziona questa cosa. Non ci facciamo più gli affari nostri. Io che sono uno insopportabile sono abituato a non fare gli affari miei. Perché? Subito. Perché è loro. Ora è loro.
Allora, è il loro momento. Ragazzo, io dovrei ringraziare proprio come insegnante, come docente, più che come dirigente, la modalità proprio di dialogo. Questa non è stata una lezione, ma un dialogo che ha condotto appunto l'avvocato di vita. Penso che i ragazzi ricorderanno e sia stata una vera lezione. Grazie, non pensate.